Buongiorno a tutti e tutte, il primo video che faccio nella nuova legislatura, la decima, adesso ci sono i video del nuovo capogruppo Giorgio Bertola. Io farò video di rendicontazione delle nostre attività in Consiglio regionale in qualità di referente per la Commissione Sanità e vicepresidente della stessa. La sanità piemontese è sotto attacco, un po' come tutta la sanità italiana. Per colpa ovviamente di una visione sicuramente di austerità complessiva europea e anche per una serie di errori e indebitamenti grossolani fatti nelle scorse legislature. Noi con la giunta Cota siamo stati di fatto commissariati, infatti ha portato i bilanci a Roma e hanno detto così non va per le voragini lasciate da Ghigo prima e Bresso poi, e si è entrati nel cosiddetto piano di rientro. Piano di rientro appunto acceso nel 2010, che vuol dire sostanzialmente avete tot debito, dovete rientrare tagliando. La giunta Cota nei primi anni, nel marasma insomma, degli arresti di un assessore, dell'assessore Ferrero, vi ricordate, sostituito poi dal manager Fiat Monferrino e poi dal tecnico di urbanistica Cavallera, aveva insistito probabilmente solo come risparmi, come tagli sul personale. Lo sappiamo benissimo, le situazioni degli ospedali e del territorio piemontese sono drammatiche proprio perché manca personale, persone andavano in pensione e non venivano sostituite con un cosiddetto blocco del turnover. Questo ha permesso di risparmiare più di 100 milioni, anche 150 milioni di euro, ma alla fine non è stato fatto nessun efficientamento concreto e abbiamo pagato con la cosiddetta mobilità, cioè cittadini che avendo liste d'attesa lunghissime, basta provare a prenotare in qualunque esame, decidono di andare in Lombardia, magari un po' meno in Liguria, adesso inizieranno ad andare anche in Francia perché c'è la possibilità della mobilità transfrontaliera e questo si paga, è un costo per la regione netto. A dicembre 2013 vengono approvati i programmi operativi, cioè come rientrare punto per punto, spesa farmaceutica, acquisti, beni e servizi, rete ospedaliera e quant'altro, delibera già allora molto contestata. Nel 2014 si va alle elezioni. Vince centrosinistra, lo sapete, e cosa ti ripresenta la giunta di centrosinistra? Un piano di revisione della rete ospedaliera fotocopiato su quello della giunta Cotto, addirittura più duro. Revisione della rete ospedaliera vuol dire sia rivedere quali ospedali sono, io lo dico in italiano perché loro utilizzano parole in inglese che poi sono difficili da tradurre, hub e spoke, io dico riferimento e cardine, cioè riferimento agli ospedali più grossi che hanno un pronto soccorso chiamato DEA che può trattare tutte le patologie, tutte le specialità e tutte le discipline, quelli un po' meno grossi che sono gli ospedali cardine, sempre con un pronto soccorso DEA ma con meno discipline, e poi gli ospedali cosiddetti di base, prima si chiamavano di territorio, che invece hanno un pronto soccorso semplice. Tutto il resto è praticamente declassato tranne alcuni ospedali di area disagiata e montana. Oltre a questa revisione, che il Partito Democratico quando era all'opposizione contestava fortemente e poi rifà ugualmente quando è in giunta, se non addirittura in maniera più dura, fa un durissimo taglio dei posti letto. Posti letto sono i posti appunto i letti fisicamente in cui si possono ricoverare le persone sia per malattie acute, quindi acuzie, che per lungodegenza, quindi post-acuzie. Ad oggi in Regione Piemonte abbiamo ancora oggi 17.702 posti letto. Devono esserci 3 posti letto per 1.000 abitanti in acuzie e 0,7 per lungodegenza post-acuzie. Noi al momento con la riforma proposta da Chiamparino Saitta saremo sotto lo standard nazionale. Questo causerà semplicemente un'ulteriore mobilità di pazienti piemontesi verso le altre regioni, quindi un costo ulteriore. Quindi non ci sarà nessun risparmio, ma guardate, l'ha detto anche l'assessore Saitta. Si cerca solo di riempire di più i posti letto esistenti, cosa un po' difficile anche perché il calcolo è stato fatto su 365 giorni l'anno, quindi anche sabato, domenica e festivi, e anche per quanto riguarda i day hospital su 5 giorni, ma con un riempimento di 1,5 al giorno. Quindi è difficile che sappiamo che gli ospedali di sabato e domenica lavorano a regime ridotto proprio perché c'è meno personale e abbiamo difficoltà, carenza di personale. L'assessore Saitta dice che si sbloccherà il turnover e si tornerà ad assumere, ma vogliamo capire con che soldi, visto che questa riforma non darà risparmi, anzi darà probabilmente maggiori spese, e poi andiamo al nodo degli ospedali.
e invece le spese che dovrebbero venire dai programmi operativi del piano di rientro si rinviano al 2015 e poi si vedrà. Cioè non è stato fatto nulla su efficientamento, tagli della spesa, controllo delle prescrizioni, controllo della spesa farmaceutica e quant'altro. Loro dicono 300 milioni di euro di risparmio, dovrebbero andare 150 milioni di euro sull'edilizia sanitaria, quindi non nuovi ospedali, anche perché quelli che stiamo costruendo, insomma, c'è da mettersi le mani nei capelli, ma messa in efficienza degli esistenti, che sono insomma molto vecchi, rischiano di cadere a pezzi, e 150 milioni di euro di investimenti sulle cure territoriali, le cure domiciliari, quindi l'assistenza in generale, che è molto importante per evitare l'accesso improprio agli ospedali e al pronto soccorso. E ad oggi non si sa come, quindi una riforma che taglia i posti letto, declassa molti ospedali, ma non si sa che benefici porta, noi pensiamo addirittura un costo maggiore.